Alla Clubhouse del Golf di Cortina si è tenuta la conferenza stampa dell'Hockey Cortina Afro, un anno importante per la squadra vice campione d'Italia di Halps Hockey League, che quest'anno festeggia i suoi 100 anni di storia. Dopo un breve bilancio della stagione passata, la società ha presentato il nuovo allenatore della prima squadra, il finlandese Kai Sukanen, che prenderà il posto di Giorgio De Bettin, e il nuovo roster che vedrà molti giocatori della stagione passata riconfermati e nuovi giovani ingaggiati. Manca ancora un attaccante che con ogni probabilità, conferma il consigliere Cristian Menardi, sarà finlandese. Continua a crescere anche il settore giovanile, che quest'anno ha stipulato un far team con la squadra altoatesina del Dobbiaco. Novità anche sullo stato dei lavori interni dello Stadio del Ghiaccio, che sarà operativo dal 1 agosto. E ci tengo anche a fare un ringraziamento alla Regione Veneto, perché ci siamo riusciti a fare la Continental Cup, ci siamo riusciti a portare a casa un ottimo risultato di questo genere, è perché per la prima volta la Regione Veneto ha supportato un evento sportivo importante dell'hockey su Cortina con un contributo importante. Questa è la famosa legacy che si deve creare e deve continuare ad esistere. Questo succede perché in questo momento abbiamo dei grandi obiettivi e gli obiettivi è evidente che ci saranno dei problemi nell'affrontarlo, perché le cantierizzazioni, perché questo più quell'altro, ma non possiamo fermarci a analizzare il momento del disagio. Bisogna avere la forza e volontà di poter riuscire a guardare oltre al disagio, perché il disagio durerà un anno e mezzo, dopodiché però avremo un paese riqualificato e un paese risistemato. Buone notizie pure per il bar interno allo stadio, da sempre molto frequentato dai tifosi, che verrà completamente rimodernato e sarà pronto per le vacanze di Natale. Per onorare i 100 anni di storia della Sportivi Ghiaccio Cortina, la società ha organizzato due amichevoli: il 20 agosto con la Concordia University allo Stadio Olimpico e il 24 agosto allo Stadio di Corvara ci sarà il derby dei campioni. Il Cortina sfiderà i Foxes di Bolzano, da sempre storico rivale degli Ampezzani. E ancora il 25 agosto, con la sfilata delle bande, ci sarà una rappresentazione dello sport di com'era anni fa. E il 10 settembre, in cooperativa, verrà presentata una mostra itinerante con foto iconiche della storia della Sportivi Ghiaccio. A coronare i festeggiamenti ci sarà poi una festa a Pocoli, il 5 ottobre, aperta a tutto il paese per rivivere e ricordare insieme le grandi imprese dell'Hockey Cortina.